e i Ladini sono, più che gli Antociani, un grande antiossidante e quindi un grande conservatore del vino a livello emotivo. Volevamo proprio vedere fino a dove si poteva arrivare. Avere la Barbera e avere il Nero d'Avola con il ciliegio, cioè questi vini morbidi, no? Che hanno nel colore, l'espressione più che nella tecnicità, è stato un errore vedere azzardato nelle due scuole laterali. Cioè adesso per noi è normale, no? Qualunque vino riusciamo a fare senza soffitti, e ve lo dire quando andremo giù sui vini vecchi, sentiremo un altro aspetto, ma una cosa che vi voglio dire è questa. L'aspetto più importante e più rilevante e meno prevedibile di questi vini è il frutto. Specialmente all'inizio, il frutto dei vini senza solfiti aggiunti è superiore e più lento rispetto a quello con solfiti aggiunti, ma la cosa più inverosimile è che sono più ricchi di antociani, cioè di colore. I solfiti sono un estrattore, non dirò, cioè un estrattore della sostanza d'oro. Quindi nelle nostre previsioni ci perderemo un po' di colore, no? Però viva Dio. E invece è più ricco di colore. E c'è, abbiamo capito anche perché. I solfiti estraggono colore, ma la sostanza colorante è non solubile, quindi precipita. Quindi è un momento di gloria, ma poi si vede che questo non regge, mentre invece è più stabile il colore che deriva da una estrazione, tra virgolette, naturale, cioè senza l'azione solvente. La Barbera, come altri vini, è stata passata in legno, ma non esageratamente, perché diversamente sarebbe stato il legno a preservare la condizione del vino e il suo mantenimento. E una lavorazione molto spinta. È facile mantenere un vino senza solfiti a 11 gradi con grande acidità. Qui siamo a 14 gradi con acidità bassa. Proprio anche qui era il primo anno della Barbera per vedere dove si poteva azzardare. Il produttore Roberto Coppola ha detto: tu mi fai buttare nell'aeroplano senza paracadute. Io se stai tranquillo non ti fare male, a mio le tante raffiette, però vale bene, perché poi il problema non è meglio la toppa che... No, è peggio la toppa dove vedere. E noi a Roma diciamo che non rischiano musica, quindi... A Roma non sai di orchie, perché poi... Sono papadino come te. Allora, la cosa importante del lei me l'ha detta Riccardo, traduco da quello che lui voleva dire, cioè che il legno, siccome il legno cede tabini gallici chiaramente, poi sostituisce in parte la capacità antiossidativa dei tannini invece dell'uva stessa. Cioè, ma pure loro vorrò fare i tannini gallici per non dire. Che colore violaceo c'è, no? E quindi sono soprattutto antociani o comunque molecole composte, fenoli composti. Atti più, va bene? Allora dai, sentiamo il profumo è tipico della Barbera. La Barbera sa di ciliegio, amarena, di mora, tutta più, ma insomma sono questi frutti qui. E poi guardate, generalmente quando il colore del vino è così, il frutto è più blu che rosso, insomma. Quindi è più nero che rosso. È molto nitido e il legno quasi non si sente, comunque si sente in lieve sottofondo. Quello che si sente è proprio il frutto della Barbera, questo è inconfondibile come Barbera, se uno conosce queste tipologie, la riconosce, la colloca perfettamente nel suo ambito. Poi ad Asti in particolare, proprio la Barbera è di Asti, molto più che di Alba, molto più che delle cose, perché non è in concorrenza con Nebbiolo sulle migliori posizioni dei vigneti. Quindi adesso c'è solo questo. I tannini sono appena accennati, quasi inesistenti. Un buon tenore di acidità, io non sembra che sia così bassa la acidità. Bassa rispetto a quella naturale. Ah, vabbè, aspetta, comunque sarà 5,5 come acidità. Ah, ma la 6,5 vedi che è bella, cioè freschezza e fa salivare, no?
quella l'acidità fa salivare mentre i tannini eliminano la salivazione, quindi vedete che l'effetto finale è che ha una capacità di far salivare, di indurre la salivazione. Ha un'ottima persistenza, non è un vinone, ma è anche un 2014, quindi è un'annata per quelle zone piuttosto complessa. Anche questo è importante, perché 2014 è un'annata difficile, quindi con uve magari non completamente perfette, come può essere successo nel 2014, il sistema funziona, perché qui non c'è niente di volatile, non c'è niente di ossidativo, non c'è niente che non sia riconducibile al patrimonio organolettico tipico del vitigno. Questa è una cosa importante. Forse non sarà un vino di complessità eccezionale, però questo è anche una barbera base. Il giorno che riusciremo a fare il pomo rosso in questo modo qui, probabilmente avremo anche una complessità maggiore. Comunque per essere un 2014 è un'ottima